Dimensione produttiva della comunicazione imperfetta, che cerchiamo di mettere in luce in vari capitoli, no? Trasversalmente, senza andare a dire la glorificazione dell'incomunicabilità, però è anche vero, vi faccio esempio del capitolo sui malfunzionamenti, ad esempio, che facciamo una piccola storia del post-it. La storia del post-it è una comunicazione andata male, una tecnologia andata male, dovevano inventare una super colla che tenesse di brutto, figurati un po', hanno inventato l'esatto opposto, però attenzione, questa malfunzionamento ha provocato qualcosa di diverso, un medium mobile per eccellenza, che Una nuova tecnologia. una nuova tecnologia vera e propria che non si pensava, o il glitch del CD o del vinile, che adesso diventa arte in qualche modo, è diventata arte grazie ad alcuni artisti, quindi anche quello, no? Un malfunzionamento che diventa poi Lo arte. fai. A dire la verità, ho fatto esempi di Fai lo malfunzionamenti, ma scrivi, c'è lo lungo tutto il sentivo. libro, no? Questa Sì, idea sì. che in qualche modo anche il silenzio stesso possa diventare un'arma. Che ne so, di difesa, di offesa. C'è questo Johansen che citiamo, che ci sono almeno 20 modi per considerare i significati del silenzio, e tutti sono sostanzialmente plausibili, e alcuni totalmente il contrario dell'altro, però a volte producono anche comprensione. Cioè, con il silenzio si può produrre comprensione. Mi veniva in mente mentre parlavate questa idea della produttività, in qualche Sì, modo. assolutamente, assolutamente. La produttività di tutte le forme, compreso il silenzio, che è quello stronzo non parla mai. Oppure viceversa, il silenzio. Meno male, stasera non è stato sempre a rompere le palle a dire tutte le sue cose. Cioè, è chiaro, il silenzio è l'ambiguità assoluta. E non è vero che la persona silenziosa è la persona migliore. Però a volte ce n'è Sì, tanto semplicemente. bisogno.